Dicono che ultimamente i tuoi poteri siano svaniti. E ti trascini su questa terra con melanconia. Come un qualunque pidocchioso essere umano. Erano 2000 anni che aspettavo questo momento. Nazareno. Non hai alcuna possibilità di farcela. Senza rancore. Ma fino alla fine. Se la TV mi ha insegnato qualcosa, è che i miracoli a Natale avvengono anche se non ci credi. È successo a James Stewart, è successo a Homer Simpson, e sta sicuro che succederà anche a me. Amare prima di essere amati. Amare per sfidare la parola fine. Il segreto per sopravvivere è tutto lì. Negli occhi bagnati di speranza di una fanciulla che ti chiede. Allora, resti. E in quel momento, mentre rivaluti ogni tua scelta e pensi a quanto sarebbe bello correre via con lei sotto la pioggia, impari qualcosa sull'essere vivo che non avevi mai saputo prima. È più bello ogni volta che lo rileggo. È anche merito tuo se sono l'uomo che sono. Dai, invertebrati, venite a giocare. Dai, che vi sta crescendo il muschio sulle chiappe. Ma in verità vi dico, io stavo per addentare il mio panino. No, dai, non ora, culone. Un po' di attività fisica può solo farti bene. Dai, Felina ha ragione, andiamo. Va bene. Dai, andiamo. E nella prossima puntata, Felina riceve una telefonata da Michael Jackson. Can you speak with Felina?
tu a casa mia con questa voce da mezzo braso non chiami, capito, rotto in culo? I'm Michael Jackson. I'm Michael, it's you. Baby Blue dice la sua prima parola. Calabia cani. Jesus è alle prese con una doppia sfida. Prendere la patente, vero vero falso. No, falso falso vero. Bocciato! E affrontare Karl Marx, il padre dell'ateismo moderno. Se si riesce a trasformare il carbone in diamante con poco lavoro, il valore del diamante può scendere al di sotto di quello dei mattoni. Tutto questo e molto altro ancora. Non perdetevi la prossima puntata de Il Quarto Sesso. L'emozione continua. E che cazzo? Thank you.